Ma buongiorno, sono ancora vivo, sì, l'ho detto anche nell'altro video, però sì, ecco un nuovo video di Pac-Man, l'episodio barra parte, barra puntata, barra qualcosa, numero non lo so, perché è passato troppo tempo in compagnia di... Suo cugino. Ciao a tutti, ragazzi. Basta. Ma ancora con queste voci finte. Allora, ho cambiato metodo di registrazione e ho notato che molti registrano tutto lo schermo, invece io registravo solo la finestra come andava di moda una volta. Ovviamente io ho perso la mano coi comandi, questo siamo nei Novelli del Circo, che sono tra i miei preferiti per l'ambientazione che ricorda l'infanzia soprattutto. E qua c'è qualcosa, una palla, benissimo. Adesso tocca sprecarla, l'ho dovuta sprecare. Vabbè, dunque era da un bel po' che non registravo, ho finalmente finito la maturità, nel frattempo che non ho registrato video ho anche preso la patente a febbraio, un stronzo di me. Vabbè, non iniziamo con le parolacce. Vabbè, procediamo. Io non dovrei giocare con le levette perché il controllo è fatto male. Dell'analogico. Parla anche te. Non ci capisco niente perché è un gioco nuovo, ma è questo. Vabbè, mio cugino, da buon traditrice, non traditrice, traditore. Sì, non sono una fe... Grandissimo! Voglio un applauso, voglio un applauso. Il problema qual è? Che adesso io non potrò più guardare se sta registrando OBS perché... Se no, vedete la mia finestra di OBS, mi par brutto, a meno che io non tagli, cosa che probabilmente farò. Sbaglio o se tipo prendi tutti i pallini dovrebbe comparire qualcosa? È solo nel remake sta roba? No, deve essere solo nel remake, tipo nell'ultimo dovrebbe apparire, ecco, dovrebbe essere l'uva, anche se sembra, non lo so, un melone radioattivo. Bene, ce l'ho fatta a prendere la lettera. Dai, andiamo spediti, che magari riesco a registrare due video. Non ho più registrato per due ragioni, principalmente. Uno perché non avevo voglia. Due perché ero impegnato con Fortissimo. la maturità. Questo robo non si distrugge. Muori! Ok, si fa così. Non mi ricordo dov'è questo. Nonostante mi sia giocato durante la... rigiocato durante la mia assenza il gameplay di... Sarà su uno specchio. Mi sono rigiocato il remake. Che poi da piccolo, non so se l'ho già detto perché non mi sono riguardato il video, mi sono riguardato alcuni momenti per capire circa cosa avevo fatto nell'ultimo video. Cos'è che devo dire? Vabbè, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Sto diventando benissimo, bella roba. Perso due Bello. vite, ottimo. E ho già failato. Sto video non sta andando così tanto bene. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Qua dovrebbe esserci un aeroplanino maledetto. Ok. Sto rumore da checkpoint, non lo capisco. Fa altamente sboccare. Aspetta, non vorrei che catturi anche il cursore del mouse, sarebbe brutto, quindi nel dubbio io lo sposto. Spero non si sia visto, ma probabile che si sia visto, mi dispo nel caso. Scusate. Non registro da tanto tempo, infatti sono impacciato, anche con la voce si sente. Comunque fatta la maturità, in realtà me l'aspettavo peggio, quindi anche per chi dovrà fare la maturità, che non si preoccupi che comunque... Non è nulla di trascendentale, per così dire. Poi dipende dalla fortuna. Fa fortuna, insomma, perché può capitare una materia brutta, difficile, può capitarne una facile. Per esempio, a me, io faccio informatica, facevo ormai perché ho finito, e mi è capitato sistemi e reti. Che tutti i miei compagni a strapparsi i capelli, in realtà non ce n'era bisogno. Probabilmente sarebbe stato peggio se fosse capitata informatica. Alla fine ci sono stati ottimi voti perché tutti possono vedere i voti degli altri all'interno della classe. Fun fact, quelli che si strappavano i capelli alla fine sono usciti con 100, quindi
complimenti. Tipo i secchioni che dicono no, la verifica mi sarà andata male e poi prendono sempre voti alti. Giustamente sono secchioni. Adesso vi faccio un taglio e vado a vedere se c'è qualcosa giù. No, ricordavo male, vabbè. Vabbè dai, ti sei fatto un giretto per le scale. Io dovrei farne i giri delle scale per dimagrire. No dai, non sono così grasso però. Diciamo che mi piace mangiare. E beh dai, non sono così grasso però... Dovrei. Ma il problema è che lui anche se la prende, quindi. Vabbè. No, non me la prendo, però. Dato che non potete vedermi, magari potreste immaginarmi come un mega obeso, che non sono. Vabbè, adesso, dato che sto giocando davvero. Non vuole fare body shaming. Sì, non per fare body shaming a qualcuno. Comunque, dato che sono furbo, non ho controllato se c'era qualcosa indietro. Perché sto giocando malissimo e sono morto. Che video di merda. Bene, 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 bene. Ma quanti sub hai? 13, tipo, qualcuno si è disiscritto. Ok, non c'era niente, ho anche controllato che OBS stesse registrando. Ho ancora gli affari fantasma. Allora, sì, riesco, magari faccio, registriamo più video, anche se mio cugino è così taciturno. Tra l'altro nel remake hanno aggiunto le monete slot e qua si trova una moneta slot nel remake. Questi livelli non sono mai riuscito a memorizzarli in generale. Poi sono tutti uguali. Cioè sembrano abbastanza uguali le parti del livello, quindi è anche difficile memorizzarli. Tipo questa parte assomiglia un po' all'inizio, se non che ci sono sti tizi che tirano fuori la lingua. Però questa dovrebbe essere la lingua del clown. Vabbè, aspettiamo. Trunz. Io mi metto qua e voi non potete farmi niente. Ah. Grazie, sai. Mi ha spostato sto stronzetto. Ma io mi metto qua, voglio vedere che mi fai adesso. Che palle, vabbè. Non si può uccidere, non riesco almeno. Dobbiamo stare attenti perché questi sono a buttarci giù. Tra l'altro. Ah, ce l'avevo già la banana. Topi storpi. Ho fatto caso. Non ho guardato. Ovviamente se mi dimentico una lettera non riesco a trovarla in un tempo. Bene, mi hanno buttato giù. Ecco, ottimo, perfetto, ciao. Voi non sapete se fosse successo a me. Vabbè, mio cugino ha la bestemmia facile. Io mi trattengo perché comunque poi c'è chi dà fastidio. È meglio cercare di non dire. Poi c'è chi fa ridere, però. Qua, stronzo. Visto come è morto male. Ops, aspetta, Morto. Facciamo i labirinti che non so se mi metterò a fare l'editing carino, però non penso. Dai, bug. Che poi mai capito se è bug o glitch. Una volta pensavo che tipo bug fosse una cosa. Glitch fosse la roba grafica e bug no, ma praticamente ci sono più. Non c'è una risposta vera e propria. È come chiedere a un siciliano se si dice arancino o arancino, quindi. Ognuno dà una risposta diversa su internet. Ovviamente mi sono fatto colpire. Però anche mio cugino è taciturno. Voleva giocare a Kirby. Però Midisp. Gli ho dato. Che poi sto Midisp che mi viene da dire in questo periodo. Che boh, si sentiva nel 2010 forse. Però ok. Il problema è che ho dato a mio cugino la mia vecchia PS4 e un controller e quindi non ho due controller e non si può giocare. Certo, i controller della Play 5 però. Io invece ho scelto di giocare a Pac-Man perché mi ricordo un episodio un po' particolare della mia vita. Praticamente una volta eravamo andati all'Old Wild West con dei miei amici per festeggiare il compleanno di mio amico. C'erano un po' di bambini. E c'era la macchinetta, c'era tipo la macchinetta quella ancestrale, tutte ste robe così, di Pac-Man. Allora, siccome tipo dietro era scavata, allora guardo, io e i miei amici ci mettiamo a giocare, e dietro c'era sto buco tipo. E allora, a un certo punto, un tuo amico ha messo la testa ed è stato decapitato. No, non proprio. No, praticamente è molto più divertente. Praticamente ci mettiamo a giocare. A un certo punto, da dietro sbuca un bambino. E questo esce e fa: posso giocare anch'io? Me la ricorderò per sempre, giuro. Era una roba. A un certo punto stavano giocando, esce sto bambino. Posso giocare anch'io? Ma da dietro la macchinetta nessuno l'aveva visto. Commovente. Comunque possiamo notare qua che il principio dei cannoni è sempre quello
che si trovava anche nella spiaggia nel primo mondo, però qua non ha molto senso, a parte che si colpiscono delle figure da fiera, però non ha senso che ci siano dei cannoni in un mondo del circo. Detto questo, controllerò adesso se ho dimenticato qualcosa. Ok, no. Ok, scusate, mi ricordavo che spuntasse qualcosa, magari solo nel remake. Ok, abbiamo tutte le lettere Pac-Man. Vabbè, facciamo il livello bonus. Io non so minimamente a quanto siamo. 14 minuti di registrazione. Io direi di far sto bonus e dopo registriamo un altro video, perché... E poi chissà se riusciremo a registrarlo. Ah, qua mi metto il save state, giustamente, perché voglio far vedere i bonus. Ottimo, ottimo, ottimo. Voi non avete visto niente. Ok, ce l'ho fatta. Nel remake l'hanno semplificato di molto, però bello Pac-Man che fluttua. Però ho preferito farlo anche col save states subito, perché meglio così, che poi magari chissà quando registrerò i prossimi video mi dimentico magari. E meglio di no. Adesso farò qualche partitina alle slot per prendere vite, vediamo. Bello, peccato, però da un po' di punti. 100 punti, wow. Proprio gentili, minchino. Ora. No, devo contare un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bella sta tattica del conto alla rovescia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Preso il Galaxian qua, volendo potrei fare, ma non ho voglia. Insomma, saltiamo. Salvo partita, sì. Salva, sovrascrivi. Ora se OBS si è bloccato, mi mangio mio cugino. Cazzo, manco Pac-Man con i formaggini là, com'è che si chiamano? I Fantasmini. Formaggini. Vabbè, per questo video può bastare, probabilmente verrà breve, viste anche tutte le perdite di tempo. E io non so più parlare, qua c'è la fabbrica, che è un altro mondo carino. Di droga? No, in realtà il mondo che odio di più è quello delle rovine. E qua, ecco, c'è questa, qua mondo. C'è la droga. Ce l'hai su questa droga. Comunque il mondo che odio di più è quello delle rovine. Quello dello spazio non mi dispiace, mi piace molto quello dei clown come ambientazione e come originalità. E in realtà i mondi dei clown in generale nei giochi platform sono molto ispirati, anche su Kirby Triple Deluxe, vabbè, quello. E metto la foto della copertina adesso, però sono comunque molto ispirati, ma anche quello, il primo dei pirati, perché è molto figo. Quindi vi ringrazio per la visione e ci sentiamo alla prossima. Ciao.